trasformare fiocchi di neve in milioni di euro, facendo divertire la gente e rendendo più ricco il paese. Ci riescono a Madonna di Campiglio, dove la società che gestisce gli impianti di risalita è una delle poche in Italia a chiudere bilanci in attivo, in un settore dove spesso sono i sussidi pubblici a far girare gli impianti. Nel 2017 la società ha registrato 4,4 milioni di euro e il record di 10,3 milioni di passaggi sugli impianti. Il segreto lo spiega il direttore generale dell'azienda, Francesco Bosco. Innanzitutto il buon Dio ci ha dato un territorio fantastico e noi siamo stati in grado di sfruttarlo bene, tenendo presente un concetto semplicissimo che senza ambiente è impossibile fare turismo di qualità. Spesso sottovalutato, il business della montagna incide non poco sul prodotto interno lordo del Trentino, rappresentando l'11%, percentuale che a livello nazionale scende attorno al 6-7%, ma vincere in questo settore, soprattutto ora che all'estero stanno aprendo sempre più stazioni sciistiche, non è facile. C'è per esempio da parte di alcuni colleghi miei la preoccupazione perché stanno nascendo alcune stazioni nei paesi dell'est Europa piuttosto che in Scandinavia e via discorrendo. Io continuo a dirlo che è meglio che crescano queste stazioni perché creeranno futuri sciatori che poi verranno in Italia, perché l'Italia è veramente desiderata. Venire in Italia vuol dire sciare al sole, cosa che non tutti sono in grado di offrire. Per esempio Austria, Francia e Svizzera subiscono tantissime giornate di brutto tempo in un inverno, noi usciamo al sole, c'è una cordialità incredibile da parte nostra, c'è una cura, perché le piste migliori per quanto riguarda la battitura e la fresatura delle piste sono considerate da tutti quelli italiani. Certo, dietro un business stagionale, alle prese con i capricci del tempo e la crescente sensibilità ambientale, programmare senza sbagliare gli investimenti diventa essenziale. Chiaramente impianti e piste, chiaramente quando le devi realizzare vai un attimino a ferire l'ambiente, la cosa più importante è quella di ristrutturare, riorganizzare e rendere l'ambiente ancora più bello di prima. Poi una oculata azione promo commerciale che in questi anni ci ha spinto praticamente in tutto il mondo. Oggi registriamo il 46% delle nostre presenze sondate da un turista straniero proveniente da oltre 50 nazioni, direi di tutto il mondo. E poi l'assoluta garanzia di neve grazie a grossi investimenti che ci hanno permesso di realizzare per esempio il più grande bacino di innevamento d'Italia, è un lago di 350 metri di lunghezza, 120 di larghezza e 12 di profondità, con una capacità di stoccaggio di oltre 200.000 metri cubi, e questo ci permette di garantire neve già dai primi giorni di novembre. Secondo Bosco, il caso Madonna di Campiglio si potrebbe replicare in tante altre parti del paese, se solo il sistema politico intervenisse con maggiore convinzione. Dovrebbe credere nel turismo. Oggi come oggi il turismo in generale, ma soprattutto il turismo montano, in questi anni di crisi è stato in grado di mantenere occupazione, reddito e presidio di un territorio che è molto delicato come la montagna. Oggi per esempio non abbiamo un vero e proprio ministero del turismo, oggi l'accesso al credito oppure peggio ancora le pratiche burocratiche sono infinite per quanto riguarda la realizzazione di impianti, piste e bacini di innevamento. Ci vorrebbe veramente molto più attenzione su un comparto che ha creato reddito, non ha creato disoccupazione e nemmeno cassa integrazione in questi anni di crisi.